Tempo di bilancio e premiazioni per il Liceo delle Scienze Umane e Musicali Sebastiano Satta di Nuoro. L'Istituto oggi, in occasione dell'incontro dal titolo Il futuro dell'inclusione, ha presentato i progetti, le attività e i concorsi cui hanno preso parte gli studenti. Una manifestazione ospitata nell'Aula Magna dell'Istituto. Per noi è una giornata molto importante che viene a conclusione di un anno di lavoro e i protagonisti di questa giornata sono innanzitutto i nostri allievi disabili che relazionano sulle loro attività di tirocinio svolte in collaborazione con la provincia di Nuoro e con l'ASL. E insieme a loro, naturalmente, però proprio nell'ottica dell'integrazione, verranno premiati i ragazzi che si sono distinti in varie attività concorsuali e progettuali. Questo proprio all'insegna di una vera integrazione, una festa di fine anno tutti insieme. Quali sono state le tipologie di tirocinio affrontate dai ragazzi? Allora, le tipologie sono state prima di tutto concordate con la provincia e con la ASL affinché la tipologia fosse proprio calzante, mirata sulle possibilità del ragazzo. Sono stati inseriti prima di tutto all'interno delle scuole elementari, delle scuole materne e poi sono stati inseriti anche presso la provincia e attività private i cui responsabili si sono resi disponibili ad accogliere i ragazzi in vista di quello che noi auspichiamo essere un futuro inserimento di questi ragazzi diversamente abili nel mondo del lavoro. Sono stati tanti i riconoscimenti ricevuti dagli studenti nel corso dell'anno scolastico? Sì, devo dire che siamo piuttosto soddisfatti, abbiamo avuto per esempio dei significativi piazzamenti per quanto riguarda il giornalino scolastico con dei riconoscimenti da parte sia dell'Ordine dei giornalisti nazionale e sia dell'Albo Scuole. Abbiamo avuto anche un nostro alunno che studia pianoforte che ha vinto il terzo posto a un concorso a Frosinone, un concorso nazionale a Frosinone. Abbiamo avuto anche una nostra alunna che ha vinto un concorso del Rotary sezione di Roma per quanto riguarda i temi della legalità e abbiamo avuto soprattutto una cosa di cui siamo particolarmente contenti, un significativo piazzamento come secondo posto per la danza sportiva. È la prima volta che questo campionato ci ha visto coinvolti a livello regionale e abbiamo avuto un ottimo piazzamento.